Cari amici, negli ultimi giorni si è parlato molto di passaporto o certificato vaccinale per viaggiare. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ogni giorno nuovi studi scientifici dimostrano che i vaccini contro il Covid-19 funzionano, proteggono da sintomi del virus e riducono la sua trasmissibilità. Possiamo quindi essere fiduciosi che nei prossimi mesi, quando i vaccini saranno messi a disposizione di tutti i cittadini, sarà possibile tornare a viaggiare più liberamente. Per questo serve un certificato vaccinale riconosciuto in tutta Europa, che consenta di evitare test o periodi di quarantena che di fatto rendono impossibile il turismo. Certo, questo non significa che chi oggi ha già la fortuna di aver ricevuto il vaccino può andarsene in giro senza mascherina o non rispettare il distanziamento. Bisognerà aspettare che la fetta di popolazione vaccinata sia ben più ampia prima di poter diminuire le restrizioni. Però bisogna iniziare a lavorarci fin da adesso, adottando quell'approccio coordinato ed europeo che invece è mancato per le app di tracciamento. Quindi sviluppare il certificato subito, così da gettare le basi per un futuro più sereno dove potremo finalmente tornare a viaggiare.